Insieme per James, siamo a Parma con Valerio Benavò e Ludovico Nitoglia. Ciao ragazzi, Valerio, chi è James? La fondazione James non morirà opera ad Adwa in Etiopia dal 2002. Hanno costruito il villaggio dei bambini dove accolgono, ecco, appunto più di 100 bambini, oltre che a un centro di emergenza. Io e Ludo abbiamo avuto la possibilità di essere ospitati da Francesco e Nevia, che sono i fondatori e coloro che hanno dato vita a questo progetto, a maggio di quest'anno. E abbiamo potuto, ecco, toccare con mano questo che non è un progetto, ma una realtà che opera nel territorio, come vi dicevo, dal 2002. Ludovico, finalità, che cosa ci fanno due rugbisti, due campioni come voi? Come potete dare sostegno a questo, a James? Con questa iniziativa abbiamo fatto questa specie di mostra appunto per creare un ponte, no? Un ponte visivo con noi che abbiamo avuto questa esperienza, abbiamo vissuto questa esperienza ad Adwa e le persone, insomma, che vorrebbero viverla tramite forse delle foto che potrebbero parlare molto più di tante parole. E il nostro, mi dicevi che mi sono dimenticato, il nostro contributo? Il nostro contributo, insomma, di aiutare a far conoscere questa fondazione, questo villaggio di orfani, e perché penso, appunto, come diceva Valerio, che Nevia e Francesco hanno creato qualcosa con veramente cura e con un forte senso di famiglia, ed è bello che le persone sappiano di un progetto di questo calibro. Allora, se noi dobbiamo ragionare in termini di squadra alla rugbista come siamo noi, come possiamo noi aiutare ed arrivare noi, il sostegno, noi cittadini, aiutare James e questo progetto? Guarda, innanzitutto informandosi, andando a leggere sul sito www.jamesnonmorirà.org quello di cui si occupa l'associazione, che sicuramente è completo e può, ed è importante che le persone innanzitutto conoscano, no? Non ci piace chiedere di donare tanto per fare. Nel concreto, l'obiettivo della fondazione è quello di aiutare a non aver più bisogno di aiuto, no? Che vuol dire cercare di dare vita a un villaggio, dargli un'impronta e poi lasciare che siano loro in grado negli anni, no, di poter portarla avanti. I modi sono semplici, ci possono fare delle offerte libere, si possono inviare pacchi oppure si può effettuare un'adozione a distanza. I progetti, nello specifico, con 30 euro si può finanziare il progetto Voglio Tornare a Casa per coprire le cure dei malati di podoconiosi. Oppure con il progetto Il Paradiso Non Può Attendere si può sostenere il centro di emergenza, che da quest'anno vedrà la collaborazione di un chirurgo italiano che andrà al villaggio almeno due volte l'anno per poter visitare e operare i bambini che avranno bisogno. Quindi l'invito è di andare a leggere, di far conoscere questo progetto che noi abbiamo avuto l'onore di poter toccare con mano. Ludovico, nella fotografia, che è l'altro ambiente dove stai diventando campione oltre al rugby, le fotografie, una domanda mi viene spontanea a fare, sono in vendita, possono aiutare il progetto? Allora, ecco, le fotografie qua sono in vendita, ognuno la richiede, la prende e fa un'offerta di quanto pensa che valga, e là ci sta l'IBAN, e senza che noi veniamo a toccare soldi, comunque uno si informa, prende l'IBAN e fa un'offerta, ecco. Non c'è nulla di forse Valerio lo riesce a dire un po' meglio sul fatto di... Quindi si può visitare qui alla Cittadella dello Sport, rimane esposta per un po' di tempo e la gente può vedere le foto, dove possono ritrovare o come possono contribuire? Allora, per quanto riguarda le foto, sì, resteranno qui per tutta la settimana e poi traslocheranno a Treviso, quindi l'appuntamento con le foto e con di nuovo una piccola presentazione di quello che è questo piccolo contributo che possiamo dare è al terzo tempo dopo la partita a Treviso. Per tutto il resto, come vi dicevo prima, sul sito troverete tutto quello che serve.